Buon pomeriggio a tutti. Direi che oggi è una situazione che mi commuove, di solito no, però siamo a Brescia. Pensate, una manifestazione di due bande della Valle Sabbia e Brescia ci ospita in questo bellissimo ideazione di questa provincia in musica. Quindi veramente sono commossa. Abbiamo bisogno sempre di incoraggiamento, lo dico sempre, i gruppi musicali sono composti da musicanti già un po' su, che hanno avuto esperienza eccetera, ma da tanti ragazzi. E venire qui oggi penso che sia il miglior incoraggiamento che gli si può dare, di andare avanti in questa grande cosa che è la musica, questo linguaggio internazionale, questa cosa che ci unisce sempre tutti e che ritengo sia la cosa più sana, più bella che possiamo dare ai nostri ragazzi. Oggi devo essere veramente riconoscente al Cavalier Palermo che con questa associazione dell'Anvima si dà sempre così da fare, proprio anche lui interessato a questo evolversi di educazione musicale e di aggregazione che vogliamo sempre portare avanti. Come dico, io sono emozionata, lo saranno sicuramente i nostri ragazzi, i nostri musicanti, perché si ritrovano insomma a Brescia, è un bel salto, abbiamo bisogno del vostro incoraggiamento, dei vostri applausi. Non so, avevo preparato anche diverse cose, ma devo dire veramente che è la prima volta che sono un po' così. E ringrazio ancora veramente Palermo, è sempre pronto a darci quella spinta, a farci fare qualcosa, in modo che si divertino anche, perché non possono sempre fare le prove o robe così. Quindi oggi è veramente una cosa graditissima. La Valle Sabbia, che con questi due gruppi musicali, la banda di San Gottardo di Barghe e il corpo musicale di Vestone, si uniscono e sono qui a Brescia. Stiamo diventando proprio un po' conosciuti. Quindi questo è il primo benvenuto che vi do perché voi siete qui e siamo molto contenti di avervi con noi. Ringrazio subito Palermo e tutto quanto la Bima per quello che si dà da fare e il mio benvenuto vocale finisce qui. Ora la banda vi darà il suo benvenuto musicale con l'inno della banda di San Gottardo, che è stata commissionata al compositore australiano Brendan Elliott per celebrare la ricorrenza del centenario della banda di Barghe nel 2009. La sonorità trionfale, ma allo stesso tempo allegra, rappresenta bene lo spirito della banda di Barghe, che racchiude una tradizione di oltre 100 anni, in contemporanea con uno spirito giovane e goliardico, dinamico ed innovativo ed in continua crescita e ricerca di miglioramento e perfezionamento. E con voi l'inno della banda San Gottardo di Barghe. Thank you.
con il primo brano, Introducing the Band. È uno dei oltre 500 brani composti dal compositore olandese Cornelis Vlek, compositore che, seguendo la tradizione molto in voga nel suo paese, usa diversi nomi per firmare composizioni in diversi stili. Fin da bambino suonò la tromba con il padre clarinettista nella banda fanfara del suo paese. Si diplomò pianoforte, tromba, esecuzione orchestrale e prese quindi la direzione di banda ad Amsterdam e teoria musicale a San Francisco. Durante i suoi studi suonò con diversi gruppi e orchestre, soprattutto rivista, musical, operette ed opere sinfoniche. Ma una malattia cronica gli impose di smettere a soli 25 anni. Kees ebbe così più tempo per dedicare alla composizione ed in particolare alla composizione per fiati, con buon successo a livello nazionale e internazionale. Introducing the Band è un brano dal carattere brioso in cui le varie sezioni della banda si divertono a imitare una big band. Ecco quindi la banda San Gottardo di Bari e il corpo musicale di Vestone, dirette dal maestro Marco Regosa.
proprio una big band, devo dire, vero? Il maestro è il maestro della banda di Barghe, che eseguirà anche il prossimo, dirigerà anche il prossimo brano. Selection from Mamma Mia. ABBA, arrangiamento di Michael Brown del 1204. Il film è Mamma Mia del 2008, adattamento cinematografico dell'omonimo musicals, basato su musiche del gruppo svedese ABBA. Come il musicals, il film prende il titolo dal brano Mamma Mia. In questo arrangiamento di Michael Brown potremo sentire i temi delle canzoni più famose tratte dal film, come Overture Prologue, I Have a Dream, Mamma Mia, SOS, Knowing Me, Knowing You, The Winner Takes It All, Dancing Queen. La banda di San Gottardo di Barghe e il corpo Vestone, dirette da Marco Regosa.
Beh, innanzitutto grazie degli applausi perché fanno un piacerissimo a me e chissà a loro, quindi veramente grazie. E adesso non parlerò più di la banda di Barghi, la banda di Vestone, la chiamiamo la nostra banda di oggi, la banda L'Alzabina, va bene? Quindi adesso passiamo al terzo brano, Hammerland. Hammerland è un brano scritto nel 2001, quindi abbastanza recente, da un olandese, Jacob de Hans, e uno dei più noti compositori e arrangiatori per bande e fanfara. Una figura di spicco nel mondo musicale attuale, diplomato in organo, tromba, direzione di banca, di banda, io lavoravo in banca, per cui dico sempre così, e fanfara, ed è spesso richiesto come curatore musicale per le registrazioni su CD di bande nel suo paese, così come all'estero. Riceve inoltre regolarmente inviti come direttore, ospite e giudice in concorsi per bande. Ora, un attimino, lasciamoci tranquillamente trasportare con la fantasia in una incantevole regione sul lago Zwitterneckar, la parte rurale delle Hammerland, e un susseguirsi di campi coperti di fiori gialli di cozza, prati lussureggianti, strade di campagna che sembrano senza fine e delicate rive del lago. Facciamoci rapire da questo piccolo viaggio musicale sulle bellissime Hammerland. Apprezziamo la natura, le rive del lago, i colori brillanti di questo paesaggio unico. Ed ecco la nostra banda con il maestro Marco Ragusa.
tutto a Ray Charles. Penso che tutti noi l'abbiamo visto in televisione o ascoltato i suoi dischi. È stato un cantante pianista statunitense considerato uno dei pionieri della musica soul. Cieco dall'età di 7 anni a causa di un glaucoma, seppe coniugare sonorità diverse dal rhythm al blues alla musica country. Nel 90 partecipò, classificandosi secondo, al Festival di Sanremo insieme con Toto Cutugno. The Genius era così chiamato per il suo straordinario talento artistico e nell'80 apparve anche nel film The Blue Brothers. Frank Sinatra lo chiamò l'unico vero genio del business. Nel 2004 anche i Rolling Stones Magazines lo nominò decimo fra i 100 più grandi artisti di tutti i tempi e secondo nella classifica dei 100 più grandi cantanti di sempre. Il brano Georgia on My Mind, assieme ad altri motivi come I Can't Stop Loving You, Unchain My Heart, Hit the Road Jacks, gli sono valsi 13 Grammy. Questo medley aprirà proprio con Georgia on My Mind, seguito dalle canzoni Alleluia, I Love Her So e What I Would Say. La nostra banda è il maestro Marco Legosa. Thank you.
Cosa dite del nostro maestro? È bravo, no? Avete visto bene i musicanti? Abbiamo uno piccolino così di terza media, eh? Avete visto? È piccoletto. Ti fai vedere, Alberto? Però è anche un presidente di Varghe che suona. È un po' grigio. Vuoi alzarti? Magari qualcuno non ti conosce. Presidente Varghe, poi io sono la presidente di Vestone, ma non sono niente, sono proprio arrabbiata con me stessa. Vabbè, presento, va bene? E adesso è il prossimo brano, io direi che comincia a presentarmi il maestro, perché è proprio nuovo, è il nostro maestro Marco Gabusi di Vestone. Marco? Per il prossimo brano prende la bacchetta stavolta per Playing Love, Ennio Morricone. La leggenda del pianista sull'oceano è un film del 1998 diretto da Tornatore. La musica è stata composta da Ennio Morricone e Amedeo Tommasi. Il brano che eseguiremo è ora è il tema principale del film. È un tema semplice ma di grande liricità, composto come magistralmente dal genio di Ennio Morricone e proposto qui nell'arrangiamento di Lorenzo Buscetto, uno dei più abili arrangiatori per banda italiani. Ecco a voi il brano con la direzione di Marco Gabusi. Thank you.
parlare un attimino di sosta, nel senso che darei la parola, o meglio il microfono, al cavaliere Salvatore Palermo, presidente della BIMA. Come vi ho detto, noi siamo estremamente riconoscenti a questa persona che veramente si dedica con tanto affetto, con tanto amore per la musica, per i ragazzi, per la banda in genere, perché la banda vive proprio di passione per la musica e lui la trasmette veramente con calore e noi ne siamo riconoscenti, ci dà il suo sostegno, non si arrabbia mai, partecipa quando può, con veramente... Noi lo ammiriamo veramente, quindi il microfono al cavaliere Palermo. Buon pomeriggio a tutti. Ecco, da parte mia in realtà un ringraziamento va fatto al Comune di Brescia perché ci ha dato questa opportunità. Un'opportunità che si ripete già per la quarta serata, con appunto concerti di varie bande della nostra provincia. Questa opportunità certamente va data all'amministrazione comunale, alla BIMA, perché in realtà ha organizzato queste iniziative che sono molto significative per la nostra provincia. Sono significative perché riusciamo, nonostante le difficoltà che abbiamo a livello provinciale, a livello regionale e poi anche a livello nazionale, per quanto concerne contributi che vengono dati a questi giovani, a queste bande musicali, vengono meno in questi ultimi anni. Pertanto la volontà, l'impegno di questi giovani, senza nulla ricevere e molto danno alle loro comunità, dà molto coraggio a loro stessi, ma nel medesimo tempo a noi che siamo associazione. Io li voglio ringraziare come ho fatto con le altre bande musicali che si sono susseguiti in questo palco. Li voglio ringraziare per la loro adesione. Innanzitutto hanno accettato questo impegno. Mi riferisco anche ai due maestri che poco conoscevo anch'io, Marco Regosa e Marco Gabuzzi, Marco. Ecco, io li voglio ringraziare innanzitutto perché, pur essendo il primo concerto che fanno con il pubblico presente, stanno dimostrando, in realtà con un po' di timidezza, comunque stanno dimostrando di saperci fare. Io mi auguro che la banda Val Sabina, come ha voluto dire il presidente della banda di Vestone, abbia veramente a creare e a dare significato alle due comunità, comunità di Barghe e comunità di Vestone, affinché nella propria comunità abbiano a crescere questi gruppi, affinché nella propria comunità abbiano ad entrare molti più giovani, perché il giovane oggi, tutti dicono che il giovane non fa niente, non è vero, perché i giovani si impegnano, sanno dare la loro disponibilità per il tempo libero e questo, credetemi, non è cosa di poco conto. Io sono estremamente soddisfatto, nonostante le difficoltà che ci sono a livello di provincia, come vi avevo detto poc'anzi, ma la dimostrazione è quella, cioè ti senti rincuorato quando trovi e vai a trovare i gruppi musicali della provincia di Brescia e trovi all'interno di questi gruppi trovi tanti giovani. E questo dà coraggio a me per far sì che questa idea abbia a continuare, questa tradizione abbia ad esistere. Ed ecco perché ogni qualvolta si presenta l'opportunità anche a livello nazionale, gli interventi che vengono fatti dalla provincia di Brescia, credetemi, non sono cosa di poco conto. Io mi auguro che l'impegno mio, ma l'impegno anche di questi giovani e giovani maestri e presidenti anche altrettanto delle varie bande, che non sono poche in provincia di Brescia, ma sono 117 bande musicali, con la rappresentazione anche di 75 corali. E credetemi, per quanto riguarda la provincia di Brescia e nella regione Lombardia, diciamo che siamo i più numerosi come gruppi musicali. Pertanto la provincia di Brescia sta facendo molto
per le bande stesse. La provincia, intendo dire la provincia musicale, perché torno a ripetere che i contributi in questi ultimi anni vengono a mancare, probabilmente perché a livello governativo questi fondi sono calati. Ma non mi voglio soffermare molto su questo e voglio innanzitutto ringraziare i due maestri, voglio ringraziare tutti i musici delle due bande affinché appunto abbiano a creare questo binomio che sia un binomio continuativo. E nel medesimo tempo anche voi cittadini di Valle e non, perché ho notato che in mezzo a voi ci sono anche presidenti di altre bande musicali, pertanto li ringrazio innanzitutto per la partecipazione a questo concerto e mi auguro per l'ultimo concerto che sarà esibito appunto su questo palco sempre della banda di Lumezzane e San Sebastiano abbiano a partecipare, perché come torno a ripetere, certamente voi pubblico siete qui per ascoltare, ma nel medesimo tempo chi ha dato molta disponibilità, molto impegno per quanto riguarda le prove per poi arrivare al concerto, diciamo, finale per rallegrare tutti voi, abbia veramente ad avere una partecipazione, perché così facendo loro si sentono più rincuorate vedendo tanto pubblico. Io vi ringrazio innanzitutto per la vostra presenza, mi auguro che il mio impegno sia sempre costante. Chi mi conosce da più di 36 anni sa che io faccio tutto quello che posso per le bande musicali, ma nel medesimo tempo il mio impegno è sempre costante nei confronti di loro. Io voglio ringraziare anche perché nonostante avevano un concerto da fare quest'oggi qui con la banda, questa mattina abbiamo fatto ospitaletto un master per sassofoni. In realtà due ragazzi si sono fermati fino alle 2:30 e sono qui presenti nella banda. Io ne approfitto proprio per consegnare questo, diciamo, su questo master di sassofoni a due partecipanti appunto delle bande qui presenti e li chiamerei qui per consegnargli appunto questo attestato di partecipazione. Uno è Pietro Fappani, e l'altro è Marco Piccini. Grazie. Per chiudere, perché non voglio dilungarmi oltre, per chiudere voglio ringraziare il presidente Girelli e la presidente Gennari Rosa. Guardate, è sempre il caso che all'ultimo minuto si dimentichi, poi ho il problema della vista e perciò diventa un po' un problema. Comunque, niente, io vorrei appunto chiudere dando un omaggio floreale al presidente e ai due maestri, ecco, diciamo ai due maestri. Pertanto pregherei i due ragazzini, lì dietro ci sono due buche di fiori, per favore, chi va a prenderle? Avete visto dove sono? Prego io. Scusate un attimo, li avevo nascosti a posto.
bene, non ce l'avevamo organizzato per le due vallette, comunque non è successo niente. È successo solo che finalmente siamo riusciti a trovare il tempo. Ecco bene, io chiamerei il maestro Marco Regota. Adesso consegniamo il manto di fiori a Marco Gabuzzi. Vi leggo, torno a ripetere, vi leggo perché mi conosco poco. Comunque ragazzi, complimenti e mi auguro che il vostro impegno all'interno delle due bande abbia veramente a dare un segno positivo, perché la gioventù all'interno delle bande serve molto. Serve molto anche il vostro impegno, come d'altronde si impegnano i vostri 55 circa musicisti. Pertanto complimenti a voi, complimenti a voi cittadini, e mi auguro che sabato 20, sabato 22 ottobre di avere altre persone che partecipano all'ultimo concerto che la Mima organizza a livello provinciale. Io ringrazio innanzitutto, torno a ringraziare il Comune, e voglio sottolineare perché grazie all'apporto che il Comune ci ha dato è significativo essere qui quest'oggi in mezzo a voi. Ecco, questa è un'improvvisazione, è un'improvvisazione. Non voglio più stancarmi, vi pregherei di fare un applauso alla banda musicale. Continuazione. Siamo ora al sesto brano di Dmitri Sokostaki, elaborato nel 1956, si chiama La Suite per vari strumenti, da cui è tratto il famosissimo Walzer numero 2. Questa suite di 8 brani fu eseguita con il titolo di Jazz Suite per orchestra numero 2 a Londra, sotto la direzione di Rostropovich. Nel corso degli anni però ha subito diversi cambiamenti sia nel titolo che nella registrazione, infatti è un po' complesso spiegare tutto il susseguirsi di questo. Arriviamo comunque nel 91 quando la registrò Riccardo Zolli, fu poi usata come colonna sonora nel film Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick. A dirigere il maestro Regota. Thank you.
London Air è un'aria originaria della contea di Londonderry nel nord dell'Irlanda. È divenuta popolare durante la diaspora irlandese ed è conosciuta in tutto il mondo. La melodia è suonata come inno nella della vittoria dell'Irlanda del Nord ai giochi del Commonwealth. In questo arrangiamento per banda, il tema è affidato alla sezione degli Euphonium, che lo espongono con il loro timbro caldo e avvolgente, portandoci con la mente tra le campagne e i boschi dell'Irlanda del Nord. A dirigere il maestro Marco Gabusi. Tagliamo. Vi faccio vedere un'altra nostra musicante piccolina, Maria, ti alzi? Poi se cresce veloce le facciamo fare la presentatrice quando io vado a ricovero. Adesso passiamo all'ottavo brano, La comparsita. È un brano musicale scritto nel 1916 da Gerardo Matos Rodriguez, un musicista uruguaiano. È uno dei tango più famosi di tutti i tempi.
Il titolo è da tradurre come Piccola Parata e nella versione originale era Una melodia senza parole. Fu Pascal Contursi che successivamente aggiunse un testo che rese molto più popolare questo brano. Nell'arrangiamento del russo Kalikova vi presentiamo quindi la comparsita. Ecco a voi il maestro Marco Fregosa. È un film del 1963 ed è basato su un libro di Paul Brickhill, pilota australiano della Royal Australian Air Force, il cui aereo venne abbattuto in Tunisia nel 1943. Brickhill fu successivamente internato in Germania al campo di concentramento per ufficiali, dove partecipò alla realizzazione di un tunnel destinato all'evasione dal campo. Il tema che vi proponiamo ora è il tema principale del film. Il brano ricorda una marcia
dal carattere allegro ma solenne. Ecco voi Marco Gabusi. Visto chissà quante volte questo film, La grande fuga, sembrava proprio di rivedere il film, molto trainante. Passiamo ora alla decima e Leroy Anderson Portrait. È stato un compositore statunitense che diventò famoso grazie ai suoi pezzi brevi ed originali da concerto che iniziò a comporre per la Boston Pops Orchestra. Anderson studiò poi all'Harvard University pianoforte, trombone, composizione, organo, contrabbasso e dirigeva l'orchestra dell'università. Durante la Seconda Guerra Mondiale lavorò al Pentagono come interprete. Le registrazioni delle sue opere furono grandi successi commerciali. Blue Tango fu la registrazione strumentale più venduta, ne vendettero 1 milione di copie. John Williams l'ha descritto come uno dei più grandi maestri americani della musica leggera per orchestra. In questo arrangiamento, scritto dal grandissimo compositore americano James Vance, sentiremo i temi di 4 famosissimi brani: Serenata, The Syncopated Clock, Blue Tango, Butler's Holiday. Ecco a voi quindi le 2 nostre bande con Marco Regosa.